do what you do, 'cause we need a move. We need a move. Can you shout that out? We need a move. We need a move. Preparing a little boy. Davide. David. Suo padre un giorno gli dice. One day his father tell him. Davide. David. Domani mattina vai al campo di battaglia. Tomorrow morning you are going to go to the battlefield. E porta del cibo ai tuoi fratelli. And you are going to bring some food for your brothers. Oh, vediamo che Davide ubbidisce. And we see that David is obedient. Davide non si ribella. He will not rebel against his father's command. Perché quando dobbiamo uccidere un gigante. Because when we have to kill a giant. Non c'è tempo per ribellione. There's no time for rebellion. Non c'è tempo di fare domande. There's no time for other questioning. Non c'è tempo di esprimere il proprio pensiero. There's no time to express a different thinking. Non c'è tempo per dire se, ma. There's no time to say and if and but I think. No, no. Non c'è tempo per dire secondo me. There's no time to say according to me.
Si ubbidisce e basta. In such a time we got to obey. Period. Perché devi abbattere un gigante. Because it's important to overthrow the giant. La ribellione. The rebellion. È un altro gigante. Rebellion is another giant. È un altro gigante. Rebellion is another giant. Ma devi sconfiggere questo gigante questa sera nel but nome di Gesù Cristo. You have to defeat this giant tonight in the name of the Lord Jesus Christ. Oggi, I know the pain of being in school. Conosco il dolore andare a scuola. And being bullied in school. E essere maltrattato a scuola. Being bullied for your faith. Maltrattato per la tua fede. I have also experienced the kind of bullying that comes in the workplace. Ho sperimentato anche il maltrattamento al lavoro. You may be a person today. Magari sei lì. That have gone through so many things in life. E hai attraversato tante cose nella vita. And you've experienced many unsuccessful attempts. Magari hai sperimentato degli insuccessi, tanti. That you are beginning to think, man, I am truly a failure. Tu dici, sono veramente un perdente. But I am come to give you an encouraging word today. Ma sono qui per darti una parola incoraggiante. That oggi. You can become greater than the label. Che puoi diventare più grande della tua you etichetta. You can become greater than the name that is placed upon your life. Puoi essere più grande del nome che è stato Amen. Messo sulla if tua you vita. Would rise up, se tu ti alzi. Amen. As the scripture says. Come la Bibbia dice. That Jabez, he was more honorable. Che Jabez era più onorato. He did not let the label define him. Non ha permesso che l'etichetta li definisse. He did not let the label define his character. Non ha lasciato che l'etichetta disse quello che era, che quello che era. Trials are not just things that the unbelievers and the sinner will have to face in their life. Perché i problemi e le difficoltà non sono soltanto per quelli che non credono in Dio. No. I come to say you tonight that Jesus said, in this world you will have some problems. Sono venuto a dirvi che oggi Gesù ha detto, anche Gesù ha detto che in questo mondo avremo problemi. But take courage because I have overcome the world. Ma prendete coraggio perché ho vinto il mondo. Hallelujah. And I know that God is going to do big things, great things. E io so che il Signore farà grandi cose. I understand that God wants to use this conference to bless our life beyond any measure we have expected. Credo che il Signore vuole usare questa conferenza per benedire le nostre vite al di sopra di quello che pensiamo. And we are just we have been blessed and we are going just high, just like Pastor Sop has said all the services. Già siamo stati benedetti e riceveremo ancora tante benedizioni come il pastore Sop l'ha detto. Andiamo yes. crescendo. And I believe that we are going to go so high and higher that we don't know where we end up. Io credo che andremo così crescendo che non sappiamo dove ci fermeremo. But if we have to go so high, we need to be a little lighter tonight. Ma se vogliamo andare crescendo, dobbiamo sentirci leggeri. Yes, there's something inside of us that has to be just taken away for us to be light enough to follow the lead of the Spirit and go into the highest places. Quindi questa sera dobbiamo sentirti talmente leggeri che quando lo Spirito Santo ci prende ci possa portare su e ancora più in su. And sometimes there is no better place to lighten your burden. E a volte non c'è posto dove possiamo alleggerirci. Then a place of brokenness. Che è il posto dove siamo. You see, desire will make you or desire will break you. Vedi, il desiderio ti farà o il desiderio ti spezzerà. Hallelujah. Hallelujah. Tonight. Hallelujah. Oh. I hope and pray tonight, church. Spero e prego questa sera, Chiesa, that we have
control in the Holy Ghost of our desires. Che abbiamo controllo nello Spirito Santo sul nostro desiderio. You see, when you have a desire to live right. Vedi quando tu hai quel desiderio di vivere giustamente. Pastor doesn't have to constantly ask you to do what's right. Il pastore non deve chiederti costantemente di fare quello che è giusto. When your desire is to get closer to Jesus. Quando il tuo desiderio è stare più vicino a Gesù. The man of God is not wondering where you're at on church night. L'uomo di Dio non si chiede dove sei la sera in cui c'è servizio. When you have a desire to be in God's presence. Quando tu hai un desiderio di stare alla presenza di Dio. We don't wait to get to church on Wednesday to worship. Non aspettiamo di essere in chiesa il martedì. I don't know where you're at this morning. Io non so in che punto sei tu questa mattina. And I know that I'm preaching to people all over. E io so che sto predicando a persone sparse dappertutto. But now the burden's kicking in while I'm preaching. Ma ora propriamente a predico c'è il fardello che si sta manifestando. That burden is upon me right now. E quel fardello è su di me adesso. And telling me that God has called me this day. E mi dice che Dio mi ha chiamato in questo giorno. To preach to somebody. Per predicare a qualcuno. And let you know that you can make it through the test. Per farti sapere che ce la puoi fare attraverso la prova. And know that God's not going to leave you and he's not going to forsake you. E sappi che Dio non ti abbandonerà e non si dimenticherà di te. Church planter, church builder today. E persone che stanno fondando delle chiese, che stanno edificando delle chiese. God's going to keep his promises that he accorded you at an altar. Dio ti adempirà la promessa che ti ha dato ad un altare. God's going to bring it to pass. Dio la farà, la renderà, la compirà. You just got to keep trusting God. Devi continuare solo a confidare in Dio. You just got to keep having faith that God's going to come through. Devi continuare ad avere fede che Dio si manifesterà. Of the gate and the narrowness of the gate, that's what secure the church of God. Ed è la strettezza di questa porta e la come dire, la condizione, la caratteristica di questa via che rende la chiesa sicura. So we are a glorious church, brothers and sisters. In modo che possiamo essere una chiesa gloriosa, fratelli e sorelle. But remember the Bible said that the gate of hell cannot prevail over the church. Ma ricordati che la Bibbia dice che le porte dell'inferno non possono prevalere sopra la chiesa. That means that we as the church we will see the gate of hell. E questo significa che noi siamo la chiesa che vedrà la sconfitta delle porte dell'inferno. We will observe it. Noi la osserveremo. Sometimes we can get closer to it. E noi possiamo anche essere più vicini a queste porte. That is temptation, brother. Questa è la tentazione, fratello. But the Bible said that we are a glorious church. Ma la Bibbia dice che c'è una chiesa gloriosa. No matter how beautiful is the wide way gate to hell. E non importa quanto possa essere seduttiva e bella la porta che porta all'inferno. Because Christ liveth in me. Non ci attirerà perché Cristo che vive dentro di me. I will not cross to another to that. To, I will not cross that. The woman is a widow. La donna è una vedova. She is deeply in debt. Lei è profondamente indebitata. She has two sons. E ha due figli. And they are threatening to take her sons to pay for her debt. E loro la stanno minacciando di prendere i suoi figli come schiavi per pagare il debito. That's what they did in those days. Questo è quello che facevano a quel tempo. If you could not pay your debt, se non puoi pagare il tuo debito, they would take your children. Si prenderanno i tuoi figli. The devil still does that today. Il diavolo continua a fare questa cosa oggi. Don't get in debt to the devil. Non essere indebitato col diavolo. Owe him nothing. Oh, non gli devi dare niente. Because when you're in debt to the devil, perché quando tu sei indebitato con il diavolo,
You can never satisfy him. Non puoi mai soddisfarlo. He will take your children. E lui si prenderà i tuoi figli. That's what happens when people bring a television into their home and they watch movies to gratify their own desires. Questo è quello che succede quando portiamo la televisione in casa e i nostri figli si guardano quei film che gratificano i loro desideri. The devil that they brought into their home will take their children. Il diavolo che è stato portato nella loro casa si prende i loro figli. They will take their children into bondage. E prende i loro figli nella prigionia. How am I going to reach my city? Come raggiungerò la mia città? Do your planning. Fai i tuoi piani. Pray. Prega. Evangelize. Evangelizza. Knock doors. Bussa alle porte. But have a move of the Holy Ghost. Ma abbi un movimento dello Spirito Santo. Now I'm going to tell you something that I feel strongly to tell you. Io voglio dirvi una cosa che sento veramente in un modo forte di dirvi. You and I are not going to have revival. Io e tu non avremo risveglio. In Europe. In Europa. If we are going to compromise the word of God. Se comprometteremo la parola di Dio. I've heard the word. Ho ascoltato, ho sentito la parola. I saw the vision. Ho visto la visione. And I'm going to do according to what I've heard and to what I've seen. E io farò tutto in relazione a quello che io ho ascoltato e quello che ho visto. You will never have an apostolic church. Tu non avrai mai una chiesa apostolica. With the ingredients of a charismatic movement. Con gli ingredienti di un movimento carismatico. You will never have a Bible church. Non avrai mai una chiesa biblica. Without boldness. Senza l'audacia. Without boldness.